Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di TV Bites. Oggi ovviamente parleremo della nuova puntata, guarderemo anzi, la nuova puntata di X-Files. Prima però di addentrarci in questa nuova avventura, vorrei parlare un po' di quello che è successo settimana scorsa. Perché? Allora, è tipo esplosa la bomba, non lo so. Sono andata a leggermi i commenti come al solito sull'applicazione che uso e in pratica è successo un bordello a causa della rivelazione finale, lo scioppone con l'uomo che fuma che diceva di aver praticamente inseminato Scully con la scienza. È stata veramente una frase orribile, però ad ogni modo. È successo di tutto a causa di questa cosa. Io ho iniziato a leggere commenti veramente anche pesanti rivolti al creatore della serie e non capivo perché. Facciamo chiama. Ho capito, cioè dicevano no, ma anche se non è che l'ha aggredita fisicamente, l'ha comunque stuprata, non può dire che non è stupro. L'ha comunque violata e tutto il cazzo che volete. Allora io sono andata ho cercato di capire perché è successo tutto questo. In pratica, in un'intervista, quando l'intervistatore gli ha fatto una domanda, lui ha risposto così, che il tizio non l'aveva violentata. Adesso, non capisco perché la gente si sia incazzata in questa maniera così esagerata. C'era gente che addirittura ha preso la denominazione da vocabolario di stupro, eccetera, eccetera, e fa quindi erano lì a gridare anche se non l'ha attaccata fisicamente, bla bla bla. E io lì sono rimasta un po' di merda perché dico: allora, mo non per voi, cioè, tutti devono far vedere che sono superiori, hanno una mente superiore, quello che volete. Ma adesso parliamoci seriamente. Quando uno parla di stupro, mette in mezzo la parola stupro, il 95% delle persone pensano a un uomo che aggredisce sessualmente una donna. Punto. Sappiamo benissimo che lo stupro non è una cosa che in realtà non è una cosa che è di genere, nel senso non è che deve essere per forza un uomo su una donna, ma quando voi parlate di questa cosa, sicuramente la prima cosa che viene in mente a quasi tutti è questa. Qualcuno magari può arrivare a pensare direttamente solo a persona che abusa di altra persona, ma secondo me nessuno mai andrà a pensare a qualcosa all'infuori di un atto fisico. Nel senso, quando tu pensi allo stupro, pensi comunque che tu pensi a uomo, donna o quel cacchio che vuoi, pensi a un atto fisico, sessuale, giusto? Sì, quindi è inutile che andate a cacare il cazzo adesso, perché quando l'intervistatore gli ha chiesto se l'uomo che fuma fosse effettivamente il padre, del bambino, che cosa? La domanda era quella, volevano sapere se effettivamente quando l'aveva sedata ci aveva fatto sciopon, ci aveva dato dentro e lui ha risposto no, non l'ha stuprata, quindi cioè, ha risposto in modo chiarissimo a una domanda che gli era stata fatta e adesso tutti si sono messi a linciarlo, poverino. Ed è una cosa che mi ha fatto ridere abbastanza perché, cioè, oramai uno non può dire più niente che la gente si incazza. Secondo me la gente dovrebbe imparare un po' a scegliersele le battaglie perché sennò nessuno gli darà più retta. Cioè, uno non può neanche scorreggiare che già c'è qualcuno che ti sta dando addosso. Quindi, non lo so, calmatevi. A me mi ha fatto proprio ridere sta cosa. Mi è dispiaciuto un sacco per Chris Carter, che poverino, non è che chissà cosa abbia detto. E invece la gente ci si è accanita un sacco e io non lo so. Boh, sarò io che sono fatta male. Però, secondo me, a volte la gente esagera, appunto. A un certo punto poi mi sono messa a ridere un sacco perché ho fatto un post su Tumblr spiegando questa cosa, appunto, e una persona è venuta a rispondermi tipo: ma non c'entra il fatto che lui se l'abbia stuprata, se l'abbia toccata o no, come fai a non capire che quello che ha fatto l'uomo che fuma è sbagliato?
Cioè, lì mi sono messa proprio a ridere, ma a culo aperto, perché io non lo so, a volte non capisco che cazzo di telefilm guardi la gente, perché se io guardo X-Files, non mi aspetto niente di meno dall'uomo che fuma, è una cosa che ci sta benissimo col suo personaggio. Cioè, non lo so perché mi sarei dovuta incazzare del fatto che lui abbia fatto una cosa orribile, lui è una persona orribile. Quindi non lo so, cioè in tutta la serie di X-Files ha fatto rapire Skelly, ci hanno fatto gli esperimenti, hanno usato le ovaie per produrre alieni, hanno ucciso la sorella, cioè è successo un botto di roba e non vedo perché all'improvviso questa cosa è più brutta delle altre. Cioè ha fatto uccidere 50 milioni di persone e mo mi dovrei scandalizzare dal fatto che abbia fatto questa cosa. Che abbia ingravidato Skelly nel sonno con la scienza, ci abbia infilato dentro qualcosa. E quindi, cioè, no. Non è che sto dicendo che ha fatto una cosa buona, però cazzo, è un personaggio cattivo, non è che mi aspetto che faccia cose buone. Anzi, personalmente mi sono sconvolta di più quando Mulder ha sgozzato il tipo. Lì sono rimasta così del tipo, oh, minchia, ma da quando? Cioè, io mi sarei aspettata più una botta in fronte e poi che l'avrebbero preso e non lo so, cercato di far parlare. Non mi aspettavo per niente una roba del genere. Quindi, non lo so, la gente dovrebbe stare più calma quando guarda le serie TV. Non è che abbiano fatto chissà che cosa, è una cosa che è abbastanza scioccante. E che ha intristito un sacco di gente anche a me perché cioè, io ho sempre shippato Mulder e Scully anche quando non sapevo cosa significasse shippare per me, cioè io le volevo solo vedere insieme, quindi era carina l'idea che quello fosse loro figlio, però questa cosa qui è stata una mazzata in fronte, però ci sta, cioè ci sta tutta col telefilm. Se voi vi fate triggerare da qualsiasi cosa, cambiate genere di telefilm che guardate, perché cioè a sto punto non è più neanche colpa di quello che hanno scritto, quelli che scrivono che hanno scritto sta puntata, perché non è che hanno fatto qualcosa di fuori dal mondo o che non stava bene col personaggio o qualcosa, no. Cioè, hanno fatto una cosa che ci sta benissimo, anzi, io mi ci sono, cioè, mi ci sono incazzata, ma avete visto? Cioè, sono rimasta sconvolta, però ci stava, quindi è inutile lamentarsi su qualsiasi cosa. Che altro? Un sacco di gente si è anche lamentata, passando ad altro, tipo dell'inseguimento in macchina, era troppe robe, troppo flashanti di qua e di là. Quando, cioè, io non so cosa dirvi, ragazzi, però noi stiamo guardando un telefilm che potrà anche riprendere i personaggi di un telefilm di 20 anni fa, però, cioè, è fatto adesso. Non è che possono fare un telefilm nello stesso stile che usavano negli anni 90, nel 2000, solo perché ci sono i nostalgici. No, non è proprio così che funziona. Stanno riprendendo un brand che andava di brutto, che è super figo, però cioè, lo devono rendere appetibile anche per la gente che guarda la televisione adesso. Non penso che loro, quando abbiano girato X-Files, pensassero a un target di 35 anni che quando erano ragazzi si guardavano X-Files. Stanno pensando a quelli che guardano la televisione adesso, quindi ragazzi, che ne so. Che ne so, ma di sicuro non noi piccoli trentenni, non solo noi che guardavamo allora, stanno cercando ovviamente di portarci pubblico giovane che è abituato a uno stile diverso di regia e tutto quel cazzo che volete. Quindi basta lamentarsi di tutto. Oltretutto, non so, a me tutte quelle cose che hanno fatto cagare la gente sono quelle che mi sono piaciute a me. Io all'inseguimento in macchina ci sono stata un sacco felice perché mi è piaciuto e oltretutto sono stata contenta di vedere che adesso Mulder ha una bella macchina, poverina, andava sempre in giro con i 14. No, non 14, però. Due, anche sui dialoghi lì, sulle voci narranti, a me è una cosa che mi piace un sacco in generale, quindi ero contenta. Tre, persone cattive che fanno cose cattive, io ero contenta perché, cioè, se no, che cazzo lo fanno a fare se no, se sono tutti dei Babbo Natale, sono tutti buoni, quindi non lo so.
Da parte mia, io sono felice di essere stata felice, quindi agli altri mi dispiace se la cosa vi ha fatto irritare o robe del genere. Mettetevi l'anima in pace. E boh, se proprio la cosa vi disturba, guardatevi qualcos'altro. Io adesso guarderò la seconda puntata, che penso sia una di quelle lì tipo Monster of the Week, quindi scollegata dalla storia principale, ma una investigazione singola, vogliamo chiamarla così? Vedremo. Sono molto emozionata perché c'è stato un periodo no, ancora adesso probabilmente, che sì, la storia mi è sempre piaciuta, la loro storia del rapimenti alieni di quelli là, cospirazione, è sempre stato bellissimo, però le mie puntate preferite sono praticamente tutte tra le puntate con il mostro della settimana. Quindi non vedo l'ora di vedere cos'è questa cosa. Voglio vedere. Speriamo che sia un Monster of the Week. Andiamo a vedere l'episodio. Oh, patate! Belli capelli. Oh, patate! Oh mio Dio! Cosa sta succedendo? Oh mio Dio! Cosa sta succedendo? Che figata! È stato un inizio fighissimo. Two down, all clear. 10 minutes ago, we received a message on this phone from a man who's been dead for 16 years. Now you want me to hand it over? Evidence where it's gonna sit in a locker for what, 2 or 3 years? I was gone back then. But I'll tell you what I do know. You gotta take a trip to IKEA. It's Scully, I'm with Mulder. Listen to me, Scully. Surrender. I can't explain on an open line, but I can't help you right now. The only chance you have is to put down your weapons and surrender to them. Oh mio Dio. You oh know mio what you Dio. Did? Identify ourselves? No. We don't need to identify ourselves. What world are you living in? Che cazzo sta succedendo? Don't you know? And neither will these two. Oh mio Dio! Skinnettino! Freud, you look 57 to you when he died? Freud, you look 57 the day he was born. His birthday is the same day that FDR died. Eisenhower. Who needs Google when you got Scully? Right? It's his funeral. From 1,000 yards away. Over there through binoculars. Deep throat. Oddio! I don't know his real name till right now. Died. And why would Langley leave breadcrumbs at a grave in a graveyard that he didn't even know he was going to be buried in? Che cosa sta succedendo? Oh mio Dio! Che cosa sta succedendo?
È un cazzo di codice QWERTY. Ok, Skinner. Mulder, do grave diggers work at night? Che cazzo sono fatte di carta pesta ste tombe? Che cazzo sta succedendo? An X-file? Mm-hmm. You mean the X-files that are in our office that we can't get into, kind of X-file? Okay. Oh mio Dio. You two are gone. I was left here. I didn't know if you were coming back, and the files are too important to sit in the basement gathering dust. And what's in them? Belongs to everyone. That's the point of them. Che figata. The files reverted back to the FBI after the Bureau's not in good standing with the White House these days. How do you like that? The FBI finally found out what it's like to be looked upon as a little spooky. Okay, so complete the two problems. Mi piace un sacco sta tizia. Non so neanche il nome, ma l'ho vista un po' di volte e mi piace un sacco. And where is Richard now? They brought us to a facility, and over a 2-week period, they scanned and copied the salient features of our biological brain. Oh mio Dio. They uploaded us into a simulation. Two minds could never exist at once. Our simulated selves would come into consciousness in that life once we died in this. È una cosa. Oh mio Dio! Oh Jesus Christ! To lead all the two of you investigating this type of subject matter. Maybe he saw Mulder in his dreams. Who hasn't? Che mongoloidi. But you're as likely aware that Richard is. Oh mio Dio. Oh mio Dio, è durato poco. Jesus Christ. Sorry. Come on. It's been a long day. Tough day. Thank you. Stella, you looked so adorbs just there. All curled up on a ball in the booth of a skanky bar with your fingers wrapped around the grip of an assassin's Glock. 4 hours before, that's what we're sure of. What we're not sure of. What do they serve, mimosas on the bus? High five, Scully. That's fine. Are you kidding me? Langley believed them. After you drop him off, maybe he'll come back and repay the favor. È tristissimo. It's easier getting him through without cuffs. I'm not uncuffing him. This guy's like Hannibal Lecter level psycho. Sono dei geni. By the exhaust opening. But there are 29 floors. Mm-hmm. 26. 28. What's after 28? Ma davvero pensavi che sarebbe stato così semplice? È stato così semplice. No, I thought I was gonna throw up for a second. I'm okay. Cosa cazzo è successo? Allora, credo di non aver capito un cazzo di quello che è successo, però è stato divertente. Mi sa che ci dovrò pensare un po' prima di decidere se mi ha fatto cagare o se mi sono divertita un sacco o se mi è piaciuto. Comunque
Adesso mi andrò a leggere i commenti della gente perché sono sicura che avranno un sacco di cose da dire. Io non lo so se mi è piaciuto, ma mi sono divertita, non si può negare. E niente, vedremo come andrà avanti la cosa.